Centinaia di donne hanno manifestato per le strade della capitale bielorussa Minsk per continuare la protesta contro la sesta rielezione del presidente Aleksandr Lukashenko. Ormai da un mese le opposizioni sono costantemente mobilitate a contestare le presidenziali del 9 agosto, che secondo i risultati ufficiali avrebbero visto Lukashenko trionfare con l'oltre 80% dei voti. Risultati non riconosciuti tanto dalle opposizioni bielorusse quanto dalle istituzioni europee. Le proteste tuttavia sono violentemente represse dalla polizia, che ha arrestato più di 7.000 persone, sollevando un'ondata di critiche anche a livello internazionale e causando sanzioni economiche decise dai paesi baltici. Intanto Olga Kovalkova, stretta collaboratrice e legale della leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya, ha lasciato il paese per rifugiarsi in Polonia e la notizia è stata confermata dal Consiglio di coordinamento delle forze d'opposizione.